Il rapporto della Banca d'Italia sulle condizioni economiche nel Molise mostra nel 2018 una crescita complessiva modesta che non si avvicina ai dati precedenti alla crisi. La GS Travel annulla per quest'estate le corse marittime dal porto di Termoli alla Croazia. Per problemi al catamarano si viaggerà solo verso le Tremiti. Cultura e musica nei festeggiamenti per il Corpus Domini a Campobasso, di particolare interesse le mostre fotografiche e le rievocazioni storiche. Il paese di Fornelli si prepara ad ospitare la notte romantica, sabato 22, eventi musicali, recital e gastronomia tipica locale nel centro storico. Buon pomeriggio, gentili telespettatori. È stato presentato alla stampa questa mattina il rapporto sull'economia del Molise da parte dei dirigenti della Banca d'Italia. La situazione complessiva mostra un lieve miglioramento, con un andamento di recupero abbastanza moderato. Seguiamo questo primo appuntamento. Un appuntamento consueto, questo di metà giugno, con i dirigenti della filiale di Campobasso della Banca d'Italia, che presentano alla stampa il rapporto annuale sulla situazione economica complessiva della regione, fotografando i dati dei vari comparti, soprattutto quelli riguardanti le imprese, il mercato del lavoro, le famiglie, il credito e la finanza pubblica. Esaustive e interessanti le relazioni dei dirigenti dottori Pietro De Matteis e Marco Madile. Nell'occasione abbiamo ascoltato su alcuni punti le riflessioni della dottoressa Angela Parrella, nuova responsabile della filiale di Campobasso della Banca d'Italia. Nel 2018 l'economia del Molise ha mostrato lievi segnali di miglioramento rispetto all'andamento dell'anno precedente. Secondo i dati di Prometeia abbiamo una crescita dello 0,2 e poteva essere anche migliore il risultato del prodotto interno se non fosse stato per un rallentamento che si è avuto nell'ultima parte dell'anno, in linea con quello che è successo nel paese, dove come sapete la crescita è stata un po' più elevata dello 0,9%. In questo contesto i dati positivi ci vengono dalle esportazioni piuttosto che dal mercato interno, perché la domanda interna è rimasta stabile, debole, mentre il mercato estero ha tirato e c'è stata una crescita delle esportazioni molto sostenuta, soprattutto nel settore dell'automotive, e anche quello della chimica è andato bene, e anche l'alimentare, quindi diciamo questo è un segnale positivo. Anche l'attività delle imprese, l'attività produttiva ha ripreso a crescere, quindi abbiamo nel Molise nel 2018, secondo i nostri dati, un maggior numero di imprese che hanno fatto registrare un fatturato in crescita rispetto all'anno precedente, ma questo non si è riflesso in una crescita degli investimenti, perché c'è stato un momento nel quale le imprese hanno aspettato di conoscere anche quelli che sono stati pubblicati ultimamente, i dati relativi agli incentivi legati alla ristrutturazione dell'area di crisi complessa. Quindi per quanto riguarda le costruzioni non si intravedono segnali incoraggianti, in particolare l'edilizia residenziale è ancora ferma in considerazione uno stock di immobili invenduti molto elevato, mentre va meglio e potrebbe andare ancora meglio l'edilizia legata alle opere pubbliche, dato la pubblicazione nel 2018 di un notevole numero di bandi di appalto, soprattutto nella provincia di Campobasso. Il catamarano Zenith, ancorato nel porto di Termoli, per quest'estate non effettuerà la traversata turistica verso i porti di Ploce e Var in Croazia. Le traversate nel mare Adriatico sono state annullate ufficialmente dalla compagnia di navigazione GS Travel. Per il turismo marittimo della regione si tratta dell'ennesima occasione persa. I collegamenti dallo scalo portuale del Basso Molise per quest'estate potranno proseguire solo in direzione delle isole Diomedee.
Rafforzare la vicinanza delle forze dell'ordine ai giovani, il mondo dell'arma incontra i vertici dell'arma. L'arma dei carabinieri vicino ai cittadini e in particolar modo al mondo della scuola, una presenza quotidiana sotto i valori della Costituzione per favorire la crescita civile e morale dei ragazzi, un messaggio di legalità lanciato all'indirizzo di studenti e personale docente dal comandante provinciale dei carabinieri di Isernia, Gennaro Ventriglia. L'arma è sempre stata molto sensibile al mondo della scuola e al mondo dell'istruzione. Da sempre l'arma si proietta all'interno degli istituti scolastici non solo per fini a volte di natura repressiva, ma soprattutto per diffondere, per rafforzare il concetto di legalità e il concetto di vicinanza di questa istituzione, l'arma dei carabinieri, agli studenti e alla scuola. È una stessa filiera per la formazione e la crescita dei giovani che saranno il futuro della nostra società. Sono tornati agli arresti domiciliari i due giovani pregiudicati campobassani, provvedimento richiesto dalla Procura della Repubblica di Viale Elena per il recente furto di un computer e una stampante all'interno di un istituto scolastico del capoluogo. In un altro episodio, i due giovani sono stati identificati dagli agenti della squadra mobile quali autori del furto di un'automobile per recarsi nella vicina Puglia per l'acquisto di stupefacenti e del successivo reato di estorsione per essersi fatti consegnare denaro dalla vittima per la restituzione dell'auto. Con l'approssimarsi dell'estate aumentano di gran lunga le occasioni per le famiglie di incappare nelle truffe relative soprattutto ai luoghi scelti per le vacanze e alle dimore spesso affittate attraverso internet. Che internet sia utile è un dato di fatto, avendo velocizzato i modi e i tempi di ogni percorso sociale, economico e culturale. Però sono ancora molti i problemi che la diffusa connessione procura alle persone, spesso vittime di raggiri e di truffe che mortificano l'esistenza. Una delle truffe più attuate è quella che viene perpetrata in occasione delle offerte per le vacanze, un raggiro per lo più attuato in vicinanza dei periodi di ferie, quindi spesso e volentieri in occasione dell'estate. Aumentano allora le truffe che riguardano i luoghi che si scelgono per passare un qualche periodo di riposo o di divertimento, veri e propri ladrocini che riguardano le sistemazioni, case in affitto, perfino alberghi, dimore, qualche volta non rispondenti alle descrizioni pubblicate sui siti e qualche altra volta addirittura inesistenti. Sono occasioni che costano e molto a coloro che incappano nella rete e che ne restano scottati. Per i soldi sborsati e persi e per il fatto di aver rovinato l'agognato periodo di vacanza. Così arriva il contributo fattivo della Polizia Postale, dell'Unione Nazionale Consumatori e della piattaforma Subito per informare i cittadini e offrire strumenti concreti in grado di sviluppare comportamenti virtuosi sul web. Di fatto è una guida che si compone di 8 regole per programmare e vivere una vacanza in sicurezza. I punti riguardano essenzialmente le immagini, cercando la completezza e non tanto la patinatura, e confrontandole per controllare non siano foto da repertorio. Poi cercare di approfondire la veridicità delle descrizioni complete e dettagliate degli immobili offerti in locazione, cercando di inquadrare anche la zona. Contattare anche via chat l'inserzionista in modo da avere più informazioni possibili. Cercare i confronti sui prezzi facendo ricerche più approfondite. Cercare di incontrare chi mette l'inserzione. Limitare la caparra che è sì legittima, ma deve essere non superiore al 20% del totale dovuto. Non inviare mai documenti di identità che potrebbero essere usati per fini illeciti. Infine, eseguire i pagamenti sempre e comunque attraverso metodi che richiedono una tracciabilità. Un pregiudicato è stato tratto in arresto dai carabinieri di Venafro per il reato di stalking, minacce e condotte violente nei confronti dell'ex moglie che hanno procurato nella donna
stati d'ansia e terrore. Il pregiudicato, già in precedenza, era stato ammonito con provvedimento del Tribunale di Isernia al fine di indurlo a interrompere la condotta criminosa ai danni dell'ex coniuge. Il tenente colonnello Mauro Coppari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Campobasso da lunedì 24 giugno assumerà l'incarico di ufficiale superiore al Tribunale Militare di Sorveglianza di Roma, un trasferimento nella capitale a seguito della promozione al grado di colonnello. Ospiti del settimanale Focus in onda questa sera alle ore 21 sono i due sindaci di Ferrazzano e Montagano, Antonio Cerio e Giuseppe Tullo, eletti nell'ultima mandata elettorale di maggio. Si parla delle criticità nei comuni che amministrano e dei percorsi di rilancio e sviluppo. Ascoltiamoli. Invito tutti i telespettatori a visitare gli splendidi 136 comuni. Molte volte noi stessi non conosciamo alcune aree della nostra regione che sono bellissime e per poter promuovere la nostra regione la dobbiamo conoscere. Quindi invito a visitare Ferrazzano, Montagano perché stiamo qui presenti, ma tanti altri bei comuni che sono dislocati nella nostra splendida regione. Invito i giovani a cercare di crederci a questa regione, di credere nelle nostre piccole comunità. E voglio fare gli auguri a tutti i nuovi eletti, ma anche chi già sta amministrando, perché conosco bene il sacrificio che fanno quotidianamente. Quindi gli auguro buon lavoro a tutti, gli auguro buon lavoro al neo sindaco di Campobasso e i cittadini a partecipare alla vita della comunità, anche alla vita amministrativa, recandosi nelle sedi istituzionali per cercare di discutere dei problemi. Più sede istituzionale, meno network, perché a volte il network è uno strumento bello perché è immediato, ma quando si devono affrontare dei problemi che riguardano il territorio, è opportuno che si recano dal sindaco, ecco, dalle persone preposte e si cerca di trovare la soluzione ai problemi. Mi piacerebbe fare una considerazione più in generale sul difficile ruolo del sindaco in un piccolo comune, quindi io credo che il problema sia di tutti e 136 sindaci del Molise, forse a parte le cittadine un po' più grandi che hanno delle peculiarità diverse. Il nostro è un ruolo difficile, tutti quanti sono impegnati in questo arduo compito, sono secondo me mossi comunque da un senso di dedizione al proprio paese, da una voglia di impegnarsi nella politica genuina, io credo, perché nei piccoli comuni, nei nostri comuni è così, nasce tutto da una spontanea vocazione e ambizione a realizzare qualcosa di importante. Si deve, come dire, vedere nell'amministratore pubblico sicuramente una persona, di fiducia alla quale indirizzare dubbi, perplessità, richieste. Per motivi strettamente personali, la consigliera regionale di centrodestra Filomena Calenda si è dimessa dalla carica di vicepresidente dell'associazione politica Prima il Molise, movimento creato assieme alla collega Ida Romagnuolo all'indomani della fuoriuscita dal partito della Lega per i forti contrasti interni con l'assessore Luigi Mazzuto. Tanto la Commissione europea quanto il governo nazionale si sono complimentati con il Molise per l'accelerazione impressa e i risultati conseguiti nell'attuazione del programma operativo regionale 2014-2020. I lavori hanno riguardato inoltre le strategie territoriali per le aree urbane ed interne, la strategia di comunicazione e l'attività di valutazione del programma, portato avanti in collaborazione con il partenariato sociale, economico e istituzionale. Cambiamo argomento, è stato presentato il cartellone del Corpus Domini 2019. Numerose le iniziative, sia culturali che musicali, nei 4 giorni di eventi che allieteranno la città di Campobasso. Nella suggestiva storica piazza San Leonardo a Campobasso è stato presentato il cartellone del Corpus Domini 2019.
Paolo Felice, un cartellone di Corpus Domini abbastanza nutrito, rispetta un po' la tradizione. Si parte con... Partiamo questa sera con l'inaugurazione della città dei borghi ed è una quarta edizione voluta dall'amministrazione precedente che noi abbiamo appoggiato, che dà la visibilità ai comuni limitrofi in un contesto di afflusso turistico importante. Noi crediamo che sia necessario creare momenti come questi dove l'amministrazione comunale mette in sinergia le risorse del territorio. Concerti, abbiamo sentito con le vibrazioni di Luca Carboni, ma la cosa più importante è ovviamente la sfilata dei misteri. Beh, la sfilata dei misteri è quella che aspettiamo tutti ogni anno. Io sono particolarmente contenta oggi di fare questa conferenza stampa in questo luogo perché è il posto dove io vengo ogni anno a vedere la sfilata, sia perché da bambina sono cresciuta in questo borgo e l'attenzione che vogliamo riservare alla città è proprio quella di mettere in risalto i luoghi tipici. Ci sono diversi eventi anche in Piazzetta Palombo che partono da questa sera e che sarà animata per tutta la durata del cartellone e quindi l'importanza di mettere a sistema sia i luoghi con le tradizioni. Frammenti di storia d'Italia attraverso le impronte, le immagini e i sopralluoghi della polizia scientifica a partire dai primi anni del Novecento. La mostra espositiva sarà inaugurata alle ore 18 nei locali della prefettura a Campobasso. La stessa chiuderà i battenti domenica 23 giugno. E sempre nella città capoluogo sono state inaugurate nella sede della Fondazione Molise Cultura tre mostre che saranno aperte al pubblico fino al 5 luglio. Angeli con foto di Lello Muzio, Light con immagini di Laura Venezia. È una mostra storica di pannelli con le opere di Zinno. Inaugurate ufficialmente tre mostre che saranno disponibili alle visite del pubblico fino al 5 luglio nelle sale espositive della Fondazione Molise Cultura in via Gorizia a Campobasso. Le iniziative rientrano nei festeggiamenti del Corpus Domini e riguardano una mostra storica con i pannelli delle opere di Paolo Saverio di Zinno, La forma e il mistero, organizzata in modo da offrire una panoramica interessante e significativa delle statue dei santi scolpite dal maestro campobassano, autore delle macchine, Gli ingegni dei misteri. Le altre due mostre sono entrambe fotografiche ed ispirate ai volti e alle scene della sfilata appunto dei misteri, una di Laura Venezia Light e l'altra Angeli di Lello Muzio. Questa, diciamo, è una serie fotografica di angeli decontestualizzati dalla manifestazione. Ho focalizzato l'attenzione su un unico argomento, appunto si tratta di ritratti di angeli, di bambini che fanno parte della manifestazione, però per me sono angeli. E sono presentati in un bianco e nero molto, molto duro, molto contrastato. C'è la bellezza, c'è la sofferenza, c'è il chiaroscuro con le ombre forti e le luci. Sono elementi della fotografia classica, c'è la texture sugli abiti, sulle ali, sulle nuvole, la sezione aurea che segue, se vogliamo, il movimento delle ali, cioè la forma delle ali. E c'è un richiamo anche, mi ricorda, se vogliamo, il cielo sopra Berlino, i quadri di Chagall con le persone che volano. Il genere è il ritratto fotografico, sicuramente, perché ci sono questi volti di bambini presi in certi momenti spontanei, infatti nessuno guarda, nessuno, penso forse solo uno si accorge che la sto fotografando. Poi invito tutti a venirla a vedere e magari scrivere delle impressioni, perché diamo modo di scrivere su dei foglietti volanti delle impressioni e poi verranno messi in bella vista insieme alla mostra, per rendere la mostra più attiva.
La Soprintendenza Archeologica del Molise ha autorizzato lo spostamento del dipinto raffigurante una Vergine con Bambino e San Giovanni Battista dal municipio di Guglionesi alla chiesa di Santa Maria Maggiore del paese. L'amministrazione locale prossimamente attiverà le procedure per l'esposizione del prezioso tesoro d'arte sacra del Cinquecento nella collegiata di Guglionesi. In occasione degli eventi inseriti nella giornata mondiale del rifugiato al municipio di Termoli alle ore 18 di oggi, è in programma una riflessione sulla tratta degli esseri umani ai fini dello sfruttamento lavorativo e sessuale. Domani sera, venerdì invece, la proiezione del film Paese Nostro alla scalinata del folklore. A Fornelli torna la quarta edizione della Notte Romantica, un evento che vuole occuparsi di romanticismo e di amore attraverso diverse iniziative culturali e ricreative. Vediamo. Mauro Petracca, neo consigliere comunale con delega alla cultura. L'avvenimento di quest'anno, la Notte Romantica, è la quarta edizione che si svolge in contemporanea in tutti i borghi più belli d'Italia. E siccome Fornelli fa parte di questa elite, quest'anno però questa nottata ha un sapore particolare perché viene all'indomani del trionfo elettorale. Com'è stato questo trionfo e come sarà questo sabato? Certo, viene all'indomani di un trionfo elettorale bellissimo in cui vi è stato quasi un plebiscito, diciamo, da parte del popolo di Fornelli. La Notte Romantica ha come obiettivo principale l'amore ed il romanticismo che verrà celebrato in questo splendido e suggestivo borgo medievale. Si articolerà nel seguente modo: inizierà con l'aperitivo di benvenuto, a cui seguirà una recita a cura della scuola primaria di Fornelli, recita dal titolo I Promessi Mai Sposi. Vi saranno nelle varie piazze del centro storico dei gruppi che seguiranno brani di musica leggera e un karaoke romantico. Caratteristica dell'edizione di quest'anno sarà la serenata romantica. Serenata romantica di cui gli attori saranno l'ultima coppia di sposi di Fornelli e si articolerà nel seguente modo. Lo sposo girerà accompagnato da un gruppo di organettisti di Fornelli per le vie del borgo sino ad arrivare all'abitazione della sposa dove canterà la classica serenata. Terminerà la serata, la notte romantica, il bacio romantico, accompagnato dal lancio dei palloncini e dai fuochi pirotecnici. È possibile degustare per la serata un menù romantico, menù creato dai vari ristoratori di Fornelli. Vi saranno inoltre nel borgo antico vari espositori, quindi invito tutti a partecipare a Fornelli alla quarta edizione della Notte Romantica. Si parte da che ora e fino a che ora dura Si tutta la parte manifestazione? più o meno dalle 20:30 e terminerà diciamo intorno alla mezzanotte. Il comune di Oratino ha reso omaggio oggi allo scultore libero Tarasco emigrato in Canada. L'artista ha inteso donare al suo paese d'origine un'opera scultorea raffigurante lo stemma del municipio. E adesso, come ogni giorno, spazio al meteo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, è in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Per vederci chiaro, Ottica Desiato, in via Estonia 41A a San Salvo, in via Acqua Santi Anni 5 a Trivento. Cielo velato nella prima parte di oggi, stellato dalla sera. Le temperature odierne sono comprese tra i 19 gradi di Campobasso e la massima di 30 a Termoli. Calmo il medio Adriatico. Ventilazione dai quadranti meridionali. Sulla regione domani mattina tornerà il sereno. Valori climatici stazionari. Venti nord-orientali. La
La quindicenne nuotatrice molisana Martina Lonati, campionessa italiana nella categoria Juniores 1. La manifestazione sportiva vedrà in vasca campioni mondiali del calibro di Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri. La Lonati arriva alla kermesse del Foro Italico con alle spalle una splendida performance al Rossini Swim Cup di Pesaro nelle Marche nei 400 stile libero vinti in 4 minuti e 28 secondi. E con questa notizia di nuoto chiudiamo il nostro telegiornale. Grazie, a risentirci a questa sera.